In Lombardia non cambia nulla rispetto a prima, il contenuto dell'ordinanza regionale che scadrà il 4 aprile continua ad essere valida e fino ad allora i comportamenti che stiamo assumendo dovranno essere mantenuti, afferma il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Coronavirus, l'assessore Giulio Gallera, iniziamo a vedere una piccola luce, sarebbe folle vanificare il tutto. Rogno, alcuni imprenditori offrono sostegno economico al comune per integrare i buoni alimentari. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. In Lombardia non cambiano le regole, lo ha ribadito il presidente della regione Attilio Fontana. Poi volevo fare riferimento al discorso legato a qualche polemica che è nata sulla questione dell'ordinanza del Ministero degli Interni. Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Lamorgese, è stato chiarito che si è trattato forse di un equivoco o di qualcosa comunque che io oggi ho definito con una lettera inviata ai sindaci in cui sostanzialmente dico e ribadisco che non è cambiato niente rispetto a prima, che il contenuto dell'ordinanza che scadrà il 4 di aprile continua ad essere in vigore, continua ad essere valida e quindi fino a quel momento quantomeno i comportamenti che si sono tenuti fino ad oggi e fino a ieri dovranno continuare ad essere mantenuti. E ora sentiamo l'assessore al welfare Giulio Gallera con i dati sulla diffusione del coronavirus. I dati di oggi evidenziano rispetto ai dati positivi, siamo a 44.773, sono più 1.565 rispetto a ieri, ieri erano più 1.047, però mentre oggi abbiamo un incremento totale di tamponi, siamo passati da 114.000 a 121.000 quelli processati nel complesso, quindi abbiamo avuto un incremento di 7.392, ieri era soltanto di 3.000. Quindi oggi, con un incremento più del doppio rispetto a ieri, abbiamo un aumento dei positivi che invece è di 500. Quindi vuol dire che sostanzialmente ci sono meno positivi rispetto a quelli di ieri. Il dato dei ricoverati è di 11.927, più 44 rispetto a ieri. E anche qui noi abbiamo avuto giornate in cui si cresceva di alcune centinaia, come ben sapete, e oggi siamo a dati così bassi. Il dato delle terapie intensive è più 18, siamo a 1.342, anche qui, come vi ho testimoniato ieri, questo dato sono dati che tengono in considerazione le persone che vengono dimesse, ahimè le persone decedute in terapia intensiva, e le nuove richieste, però c'è comunque una tendenziale riduzione anche delle pressioni delle terapie intensive. Il dato dei guariti, dei dimessi, scusate, è in linea con ieri, oggi è 530, ieri era 548. Il dato dei deceduti è un dato che rimane costante, si era un pochino abbassato ieri e rimane su quella linea, siamo a 7.593, più 394 rispetto a ieri. I dati delle province evidenziano a Bergamo siamo a 9.039 con una crescita un pochino rispetto a ieri, però come vi dicevo questi alla fine sono dati un po' relativi perché dati anche dai tanti numeri dei tamponi, quindi probabilmente tamponi che ieri non erano stati processati per essere catalogati nel giorno di ieri, siamo a più 336, eravamo a 139, il dato Brescia 8.598 più 231, ieri era 158, Como 1.157 più 56, quindi in assoluta linea rispetto a ieri, 3.941 a Cremona più 72, e ieri era più 81, quindi Cremona che la linea che continua a flettere verso il basso, Lecco 1.516 più 46, in totale linea con quella di ieri, Lodi 2.157 più
41 rispetto a ieri, Monza e Brianza 2543 più 81, Milano 9522 più 611, quindi sicuramente un dato in incremento rispetto a ieri, però come vi dicevo il dato dei ricoverati e della pressione sui PS è in una tendenza diversa, quindi queste sono persone, stiamo tamponando molto anche, stiamo tamponando il personale sanitario delle nostre strutture ospedaliere, stiamo tamponando i medici di medicina generale in regione, stiamo iniziando a tamponare il personale delle RSA, quindi una platea che si amplia, qualcuno che è positivo e che magari va al domicilio senza essere ricoverato, per questo aumenta anche la platea dei positivi, ma si riduce quella dei ricoverati. Monza, Mantova 1736 più 48, Pavia 2133 più 97, scusate più 47, 2180 più 47, Sondrio 484 più 14, Varese 937 più 44. E l'ospedale realizzato in Fiera Bergamo è già un nuovo motivo di orgoglio del grande cuore dei bergamaschi. Abbiamo raccolto un commento di Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Imprese Bergamo. Grazie a tutti. Quindi c'è molta soddisfazione, l'ospedale da campo è pronto e siete soprattutto contenti per i tempi e l'impegno di tanti volontari. Sì, assolutamente sì, tanti volontari, tanti artigiani volontari, tanti alpini, anche loro sono stati sono stati il cuore, quelli che hanno fatto la chiamata prima e alla quale noi poi abbiamo risposto in forza perché ci siamo resi conto che bisognava dare una mano di operai specializzati. Le ore sono tantissime, le ore di Le lavoro. Ore le abbiamo contate ieri sera, eravamo con i ragazzi alla mensa degli alpini, che era tra l'altro molto organizzata e molto buona, e così scherzando ci siamo messi a contare le ore, anzi 16.000 secondo me sono pure poche. Ecco, quando avete fatto l'appello vi aspettavate una risposta del genere? Sì, sì, quello non avevo dubbi, perché comunque in questo momento gli imprenditori, ma come tutti i cittadini di Bergamo, vogliono fare qualcosa. Consideri che noi abbiamo assistito a una gara di solidarietà impressionante, cioè anche noi stessi ancora adesso riceviamo, io stesso ricevo proposte di aiuto, qualsiasi cosa possono fare lo vogliono fare, ovviamente non perché non vogliamo, non li vogliamo, ma perché abbiamo finito e questo fa da sé cadere la proposta, ma non perché non la vogliamo. Ecco, questo ospedale da campo è diventato un po' un simbolo di quanto sanno fare i bergamaschi. Questo sì, questo con orgoglio lo possiamo dire, i bergamaschi, gli artigiani, gli alpini, i volontari, tutti insieme si può fare qualcosa di veramente strepitoso, assolutamente sì, lo si fa e lo si tocca proprio, non è una cosa raccontata, questa si è fatta, era sul disegno il lunedì prima ed è realizzato il lunedì dopo. E nonostante il rallentamento dei contagi, ebbene non abbassare la guardia, sentiamo l'appello del sindaco di Gazzaniga, Mattia Merelli. Mattia Merelli, il vostro è un appello al buonsenso? Assolutamente sì, non nascondo che le notizie che arrivano, che sono arrivate, erano confuse, sono state confuse, hanno un po', diciamo,
portato la gente a fare molte domande anche a noi. Noi chiediamo a tutti il buon senso. Abbiamo tutti fatto uno sforzo fino ad oggi, rimanendo a casa, cercando di rispettare le regole, e i risultati li stiamo vedendo. Siamo probabilmente in cima alla curva e adesso iniziamo a vedere i risultati di questo sacrificio che tutti noi stiamo facendo. Usiamo il buon senso, rimaniamo a casa e che nessuno incontri nessuno. Questo è il senso. Poi che avvengano le norme, le contronorme, qualunque cosa avvenga, però quello che conta oggi è cercare di avere meno contatti possibili con le persone. Per avere meno contatti possibili bisogna cercare di non incontrare altra gente. Quindi mi appello al buon senso dei nostri cittadini che ci stanno ascoltando, che stanno ascoltando tutti i sindaci che sono sul territorio e che sono gli unici a capire e vedere effettivamente l'emergenza in cui siamo. Per fronteggiare l'emergenza coronavirus è sempre alto l'impiego di bombole di ossigeno sul territorio della provincia di Bergamo. Le operazioni di smistamento negli ospedali, nelle farmacie e nelle case di riposo sono ben organizzate. Più realtà sono impegnate per cercare di rendere più veloci le operazioni di ricarica. I vigili del fuoco di Bergamo sono impegnati quotidianamente nel trasporto delle bombole riempite per la consegna nei centri operativi comunali e sono al lavoro anche gli uomini e le donne della protezione civile. L'invito è sempre quello di riportarli il prima possibile. È attivo un servizio di ritiro delle bombole per la ricarica in modo da poterle mettere a disposizione il prima possibile. Chi fosse in difficoltà nel riportarle può contattare i carabinieri o le farmacie. Addio a padre Guglielmo Camera, missionario saveriano originario di Marinoni di Ardesio. Si è spento nella notte a Fidenza, in ospedale, dove era stato ricoverato per gravi problemi respiratori. Aveva 79 anni. Era un'immancabile presenza, almeno fino al 2016, della Marcia della Pace tra Pontenose e Ardesio. Era un protagonista anche delle diverse iniziative missionarie promosse sul territorio dell'Alta Valle Seriana. Aveva studiato teologia, pedagogia e lettere, formatore di seminaristi e docente di teologia in Sierra Leone e a Parma, poi in missiologia nella facoltà teologica del seminario di Reggio Emilia. Era postulatore generale dei missionari saveriani. Ha portato a conclusione i processi di canonizzazione di Guido Maria Conforti e di beatificazione di Anna Maria Adorni e di Benedetta Bianchi Porro. Ora stava seguendo altre cause di religiosi morti in Burundi. Nel 2018 aveva celebrato il 50° di sacerdozio anche ad Ardesio. E gli alpini di Clusone piangono Romualdo, più noto come Aldo Consonni, capogruppo delle Penne Nere della cittadina per diversi anni, classe 1934. Si è spento nella notte a Colognola, si trovava da qualche mese presso la struttura Anni Azzurri San Sisto. L'86enne era stato alla guida degli alpini clusonesi dagli anni 80 fino al 2009. Abbiamo raccolto una dichiarazione dell'attuale capogruppo Paolo Tanza che afferma: ci ha guidati per anni in maniera esemplare, insegnandoci ad essere squadra e donandoci con il suo esempio insegnamenti di vita che non dimenticheremo. Riconoscenti lo piangiamo, con il dispiacere di non potergli dimostrare, date le circostanze, quella partecipazione che avrebbe meritato e quell'affetto che è nei nostri cuori. E tra i primi comuni a organizzarsi con i buoni alimentari c'è il comune di Pisogne. Sentiamo come si sta muovendo l'amministrazione comunale con questa intervista al primo cittadino Federico Laini. Sì, come Comune di Pisogne abbiamo cercato sin da subito di dare delle risposte ai cittadini. Inizialmente, sin dalla prima settimana, grazie alla disponibilità dei gruppi di protezione civile, dei ragazzi dell'oratorio, di tutta una serie di ragazzi che poi ci hanno contattato, ci hanno chiamato, hanno detto che erano voglia di fare qualcosa per gli altri. Al 118 Santa Maria Assunta, alla farmacia Bulgari che ha collaborato, ai medici di base che si sono messi a disposizione e a tutti i commercianti che anche loro si sono dati un grande affare, abbiamo subito imbastito la possibilità della consegna a domicilio di farmaci e alimenti per gli anziani over 65 e per chi è costretto a casa perché è in isolamento in quarantena.
Abbiamo poi attivato, appena il governo ha stanziato i fondi, la possibilità a partire sin da oggi di chiedere dei buoni spesa per famiglie in difficoltà da poter spendere appunto nelle attività commerciali di bisogno e per far fronte alle esigenze che sono nate anche dal punto di vista economico. Grazie poi al fatto che numerosi imprenditori mi hanno contattato, mi hanno sollecitato, mi hanno espresso la loro voglia di poter fare qualcosa per gli altri, di poter dare un contributo per chi in questo momento è in difficoltà. Abbiamo deciso poi di attivare un conto corrente bancario, attivo da ieri sera, da oggi praticamente, su cui è possibile fare delle donazioni che saranno poi destinate anche in questo caso ad aiutare famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Abbiamo poi distribuito mascherine riutilizzabili alla cittadinanza, a chi ne ha fatto richiesta. Stiamo cercando in qualsiasi modo di far fronte a tutti i bisogni, a tutti i nuovi bisogni che sono nati. È particolare perché bisogna essere in grado di far fronte velocemente le esigenze. Sono esigenze che nascono e che dopo un paio di giorni hanno subito bisogno di risposte. Quindi stiamo facendo il possibile, abbiamo attivato davvero tanti servizi e cerchiamo di esserci il più possibile. In questa settimana abbiamo raccontato diverse storie di solidarietà tra le comunità che si sono date da fare in modo particolare, c'è anche quella di Rogno. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino, Cristian Molinari. Siamo in collegamento Skype con il sindaco di Rogno, Cristian Molinari. Sono diverse le persone che si sono date da fare nella vostra comunità. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri telespettatori. Sì, fortunatamente Rogno è un comune da un grande cuore. Tanti volontari e tanti cittadini e imprese che hanno a cuore il proprio territorio. Vista l'emergenza ci siamo attivati immediatamente, proprio perché è una situazione di emergenza, grazie alla Protezione Civile che ci ha donato del tessuto apposito, le nostre SART, le nostre volontarie si sono messe subito a fare mascherine. Siamo riusciti a farne diverse centinaia per le prime necessità. A questi sono aggiunti i nostri imprenditori di Rogno che hanno donato nella maniera più anonima possibile migliaia di mascherine. Sono state due grosse donazioni di 1.000 mascherine l'una, più abbiamo avuto delle mascherine anche donate dal consigliere regionale Paolo Franco, altre sono arrivate dalla comunità montana, però veramente i grandi numeri li hanno fatto i nostri imprenditori, anche alcuni cittadini che avevano a casa queste mascherine che le hanno donate a noi come comune, in modo che noi attivassimo una rete dei nostri volontari, grazie all'assessore al sociale Sabrina Giorgetti, ad Alice De Lasa, a tutti gli altri miei assessori, la Mayra Cominelli, Gabriele Balzarini, ognuno nei propri incarichi ci siamo attivati. Con gruppi di volontari, grazie alla Protezione Civile, a dei ragazzi, abbiamo consegnato la spesa e i farmaci agli over 65, le mascherine praticamente in tutte le famiglie di Rogno. E in più adesso, grazie appunto al numero di mascherine che abbiamo, siamo riusciti anche a donarle a dei servizi anche che sono al di fuori di Rogno, ma che sono fondamentali, ricoveri, consegne pasti a domicilio, perciò ecco. Questo è stato possibile grazie veramente al grande cuore di Rogno e a una bellissima rete di volontariato. E un grazie particolare va anche alla nostra Protezione Civile che in questi giorni si è attivata per controllare il flusso dei pensionati che entravano in posta per il ritiro della pensione. E in più ieri abbiamo dato il nostro piccolo contributo perché siamo riusciti a portare dei generi alimentari all'ospedale di Campo di Bergamo dove si stanno avviando appunto questo ospedale, perciò ecco, è una grande squadra nel comune di Rogno, ognuno fa la sua parte e insieme stiamo affrontando questa emergenza. E poi ci sono state anche alcune persone che si sono offerte di dare un contributo economico. Sì, in questa situazione difficile noi abbiamo avuto alcuni imprenditori, ma anche altri cittadini che in questa fase mi hanno dato la loro disponibilità anche per voler donare qualcosa anche di concreto a livello economico. Noi adesso stiamo coordinando questa cosa perché la volontà è quella di muoversi in unione con gli altri comuni della zona, perciò aspetteremo le indicazioni dalla comunità montana su come gestire i buoni pasto, i buoni spese, chiamiamoli come vogliamo. Vediamo anche questi fondi che dovrebbero arrivare anticipati di qualche settimana da parte del governo. Una volta che avremo le idee un po' più chiare, ci muoveremo quanto prima per soddisfare questo, il
buoni spesa o buoni da poter appunto comprare generi alimentari. E l'ufficio turistico di Val Bondione ha comunicato le date di apertura delle cascate del Serio. Le aperture si terranno domenica 21 giugno dalle 11 alle 11.30, sabato 18 luglio dalle 22 alle 22.30, domenica 16 agosto dalle 11 alle 11.30, domenica 13 settembre dalle 11 alle 11.30, domenica 11 ottobre dalle 11 alle 11.30. Nel caso di restrizioni di Regione Lombardia, per il possibile, o comunque al momento non sappiamo ancora, perdurare delle limitazioni atte al contrasto della diffusione del coronavirus, gli eventi saranno ovviamente sospesi. Per informazioni è bene comunque chiamare l'ufficio turistico al numero 0346 44 665 oppure scrivere un'email a info@turismovalbondione.it. E ora diamo spazio ad alcuni auguri. Auguri di buon compleanno alla signora Maria Imberti di Clusone che oggi spegne 100 candeline. La signora ancora autosufficiente vive da sola, ma con i figli che abitano vicino a lei. Con il marito, scomparso nel 2004, si era occupata della rivendita di vini e liquori non lontano dalle carceri mandamentali di Clusone. Per anni si è dedicata alla Chiesa della Crocetta. Il rammarico dei parenti e conoscenti è quello di non poterla festeggiare tutti insieme. Poca cosa, commenta la figlia, rispetto a chi purtroppo non ha più vicino a sé i propri cari. E questa sera diamo spazio anche a un'altra bella notizia, la nascita di un bimbo, Davis, è venuto alla luce nella notte tra sabato e domenica alla mezzanotte 39 in ospedale a Seriate. Davis è figlio di Mirta Crippa di Songavazzo. Come potete immaginare, si tratta di un lieto evento, ma quello che forse il pubblico non conosce è che oggi, con le attenzioni dovute alle limitazioni per gli spostamenti, le partorienti non possono essere accompagnate dai parenti. Il papà Dylan Birolini non ha potuto quindi godersi alcuni momenti, ma ha aspettato con ansia che la moglie e il figlio tornassero a casa. Lo stesso vale per il fratellino Liam. Dovranno invece attendere la fine delle limitazioni sui movimenti delle persone i nonni Barbara, Giancarlo, Michela e Donovan, i bisnonni Rosi, Elvi, Piera e Luigi e la trisavola Pierina. Tanti auguri quindi anche da tutta Antenna 2 ai genitori e a tutti i parenti per l'arrivo del piccolo Davis. E ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88, al termine del nostro notiziario, trasmetteremo Preghiera in famiglia a cura dell'Oratorio di Clusone. Alle 20.10 l'Alpino, alle 20.30 Decoder, alle 21.30 la rubrica di sport invernali Ski Magazine, alle 22 la rubrica Più Salute News, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.15 Antenna 2 Sport, alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antenna 2 tornerà in onda anche alle ore 21.30, ma sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo numero 628 alle 20.30 trasmetteremo Antenna 2 Sport, alle 21.30 la partita di calcio Vertovese-Mapello. L'almanacco per domani, giovedì 2 aprile, il sole sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.55, il culmine è alle ore 13.24, la durata del giorno è di 13 ore e 2 minuti. La luna sorge alle 12.43 e tramonta alle 4.41 di sabato. La fase lunare, la luna è crescente ed è visibile al 57%. La chiesa ricorda Sant'Abbondio. E con questo è tutto, il telegiornale termina qui. A seguire le previsioni del tempo. Grazie e buona serata a tutti.